Museo Homero nasce nel 1993 su ispirazione dell'Unione Italiana Cechi, con il contributo del Comune di Ancona e della Regione Marche, ma soprattutto da un'idea di due coniugi non vedenti, amanti viaggiatori, che nei loro girovagare per il mondo si sono trovati spesso nella difficoltà di non poter vedere e quindi toccare nulla. E quindi è nata in loro il desiderio di crearsi uno spazio dove i non vedenti potessero quantomeno toccare delle opere, delle riproduzioni. E si è cominciato così, con pochi pezzi, poi alimentati negli anni. La sede prima erano quattro stanze di una scuola elementare, successivamente è stata invece portata dove attualmente, provvisoriamente, in uno spazio di 750 metri quadri, la scuola Donatello. Ora siamo in procinto del grande salto, perché proprio per i meriti che ci siamo conquistati sul campo, soprattutto dopo l'introduzione della legge che ha dato fondi e risorse sufficienti per poter pensare ad un museo diverso, più grande e ancora più bello, e dal 2002 si è costituito un comitato di direzione di cui io sono il presidente, e questo ha dato uno slancio veramente incredibile. Il museo è cresciuto in maniera esponenziale, nell'attuale sede stiamo esplodendo, tant'è che rispetto anche alla convenzione che stabiliva un'assegnazione al museo di 1500 metri quadri nella Mole Vanvitelliana, invece il comune, riconoscendo la crescita del museo nel corso degli anni, ne ha assegnati circa 3.000, e questa è una grossa soddisfazione e premia lo sforzo di tutti i dipendenti, di tutte le persone che in questi anni, anche soltanto con contratti a progetto, hanno veramente lavorato dando al museo quella veste che oggi tutti al mondo ci riconoscono.